Ucraina senza luce, attacchi russi alle infrastrutture energetiche, bombardamenti sulle città, ha distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche del paese. La gestazione del governo, Silvio Berlusconi a ruota libera, ministro della giustizia sarà Casellati, Meloni è d'accordo, ma da Fratelli d'Italia nessuna conferma, fanno discutere le parole su Putin. No al telefonino, preside contestato, in un liceo di Latina un'alunna si rifiuta di consegnare il cellulare all'ingresso in aula, come stabilito dalla circolare dell'istituto, momenti di tensione, interviene la polizia per riportare la calma. Il Caravaggio di Michele Placido arriva alla festa del cinema di Roma con un cast stellare tra cui Riccardo Scamarcio e Isabelle Huppert. Le 20:31, una manciata di secondi, buonasera e benvenuti al TG2000. Proseguono dunque i raid sull'Ucraina, prese di mira le infrastrutture energetiche ed è terrorismo, dice Zelensky. Antonio Soviero. La NATO corre in soccorso dell'Ucraina, martellata dai russi grazie ai droni kamikaze iraniani. Distrutto un terzo delle centrali elettriche. Poco fa il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg ha dichiarato che nei prossimi giorni la NATO fornirà all'Ucraina sistemi di difesa contro i droni. Questa mattina la capitale ucraina, Kiev, è tornata sotto attacco dei missili di Mosca e dei droni iraniani. 3 i morti. Le sirene antiaereo hanno suonato in metà delle regioni ucraine. Diverse città sono rimaste senza corrente elettrica e acqua. Lo zar fa di tutto per spezzare il morale del popolo ucraino. Secondo Kiev, negli ultimi 10 giorni la Russia ha effettuato 190 raid massicci in 16 regioni. Oltre ai droni, l'Iran conferma l'invio a Mosca anche di missili, nonostante la minaccia di sanzioni degli Stati Uniti d'America. Intanto sale a 15 morti il bilancio dello schianto del jet militare del Cremlino contro un edificio residenziale a Yesik nel sud della Russia. Domani Putin riunirà il Consiglio di sicurezza, mentre il suo portavoce Peskov afferma che le 4 regioni ucraine annesse illegalmente sono sotto la protezione dell'ombrello nucleare della Russia e il ministro degli esteri di Mosca Lavrov dichiara per la Russia non ha senso mantenere la presenza diplomatica come prima in Occidente. E nella città di Kharkiv stamane sono piovuti 8 missili russi. Il racconto del nostro inviato Vito De Torre. Questa mattina abbiamo tutti sentito le esplosioni. Noi conviviamo con la paura, fa parte della vita di tutti i giorni. Kharkiv è come Sarajevo nella guerra dei Balcani. La vita a Kharkiv è ferma al 24 febbraio, la data di inizio dell'invasione russa. Dopo le esplosioni di questa mattina, la gente è uscita dai rifugi in cerca di cibo e medicine. Accanto alla piazza principale, più di 2000 persone erano in fila per avere qualcosa da mangiare, bambini, anziani, in coda per ore per portare a casa un sacchetto di cibo, prima che scatti un nuovo allarme. Abbiamo sentito le esplosioni delle bombe, eravamo in metro. Siamo rimasti chiusi nel vagone per un'oretta, poi ha ripreso a funzionare. Gli aiuti umanitari non bastano per tutti, allora i volontari della Caritas distribuiscono dei numeretti, così domani, se ci sarà cibo, non dovranno fare di nuovo la fila. A volte penso che l'alternativa è morire sotto i bombardamenti o morire di freddo e di fame. Io non ho più casa né lavoro. Quasi tutti gli edifici a nord di Kharkiv sono ridotti in queste condizioni. In molti non possono permettersi un altro alloggio e così continuano a vivere nelle macerie gelide delle loro case, senza acqua né elettricità. Proprio come questa signora anziana che ha l'appartamento letteralmente carbonizzato, vive in cucina, l'unica stanza risparmiata dalle fiamme. Al posto dei vetri esplosi ha messo dei teli di plastica. Le autorità non hanno ancora deciso se demolire questo palazzo o se ripararlo. Io nel frattempo non ho soldi perché non ho più un lavoro e sono costretto a vivere qui dentro. Non sono morto sotto alle bombe, ma forse morirò di freddo. Presentata stamattina la grande manifestazione nazionale per la pace il 5 novembre a Roma. Partenza alle 11 da Piazza della Repubblica, arrivo a San Giovanni. A promuoverla la coalizione Europe for Peace, di cui fanno parte tra gli altri ACLI, ARCI, CGL, Comunità di Sant'Egidio, Pax Christi e Una Tavola per la Pace. La mobilitazione intende sensibilizzare l'ONU perché organizza una conferenza di pace internazionale sull'Ucraina.
La politica nella giornata in cui vengono eletti dalle forze politiche i capigruppo parlamentari ruba la scena a Silvio Berlusconi con una serie di dichiarazioni che creano scompiglio e discussione. Augusto Cantelmi. Il Cavaliere porta scompiglio nella formazione del governo che sembrava oramai in discesa, elenca la lista dei ministri e insiste sulla Casellati alla giustizia. Italiani agli esteri e anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri, poi c'è Casellati alla giustizia, Saccani all'università, Bernini alla pubblica amministrazione. Do fatto su Casellati. Sì, su questo. Anche Meloni è d'accordo, aggiunge il Cavaliere, ma per Fratelli d'Italia nessun accordo sulla Casellati. Il nodo giustizia dunque rischia di riaprire la complicata partita della formazione di governo e intanto fanno discutere le parole di Berlusconi in cui rivela di aver riallacciato i rapporti con Putin e che i russi ci considerano belligeranti per aver mandato armi all'Ucraina. Parole dette nel corso della riunione per l'elezione dei capigruppo. Novità in Forza Italia con Ronzulli al Senato e Cattaneo alla Camera, mentre per i 5 Stelle Floridia e Silvestri e il terzo polo Richetti e Paita. Fratelli d'Italia ha confermato Lollobrigida e Ciriani, il PD Serracchiani e Malpezzi e la Lega Molinari e Romeo. La Lega conferma. La Corte di Appello di Firenze ha assolto perché il fatto non costituisce reato Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva, nel processo per le fatture false. La Procura Generale aveva chiesto la conferma delle condanne del primo grado. Un accordo, sia pure a ribasso, sembra finalmente essere stato raggiunto in seno all'Unione Europea per fissare un tetto al prezzo del gas. Ce ne parla Federico Plotti. Price cap dinamico ma temporaneo, si parla di 3 mesi in cui i prezzi del gas non potranno più subire le oscillazioni viste anche in queste ultime settimane. E poi un nuovo indice per il GNL, il metano naturale liquefatto, e misure di acquisto degli idrocarburi congiunte obbligatorie per i Paesi membri. Bruxelles finalmente ha fatto il passo in avanti che molti attendevano. Tagliati 2/3 del gas russo, abbiamo gli stoccaggi pieni e siamo preparati all'inverno. Ursula von der Leyen rassicura l'Europa annunciando la nuova proposta per fronteggiare la crisi energetica. È stata dura, ma i tempi sono maturi, ha concluso la Presidente della Commissione. Bruxelles ha così formalizzato la sua proposta per frenare la corsa dei prezzi del gas, che come ormai sappiamo determinano pure quelli dell'energia, anche se prodotta con altre fonti. Il pacchetto di misure, unito a quello sul risparmio energetico, già presentato e approvato settimane or sono, dovrebbe produrre effetti a breve termine anche sulle bollette. Niente di sconvolgente, ci sarà una parziale riduzione dei costi, ma resteremo comunque ben lontani da quelli di un anno fa. Però, ed è questo il vero obiettivo, scongiurando altri preoccupanti picchi del prezzo del gas che inevitabilmente si riflettono sulle tasche di tutti i cittadini dell'Unione. La proposta della Commissione arriverà sul tavolo del prossimo importantissimo Consiglio europeo che si aprirà tra 2 giorni. Intanto sul TFT di Amsterdam, dove viene quotato il gas per il mercato europeo, oggi si registra un altro ribasso proprio in concomitanza con il piano proposto da Bruxelles. Il listino ha chiuso a circa 113 euro a megawattora, a inizio agosto era a 370. A Napoli, nuovo crollo al cimitero di Poggio Reale, danni alle bare, alcune delle quali sono sospese nel vuoto. Caterina Dall'Oglio. È successo un'altra volta a Napoli, nel cimitero monumentale di Poggio Reale. A 10 mesi circa dall'ultimo crollo è venuta giù una parte consistente della Cappella del Gesù Risorto, un edificio di 4 piani, zona diversa rispetto a quella interessata dal crollo di gennaio scorso, ma stessa scena con bare schiantate al suolo, salme che sono ancora da ricomporre e conseguente furia dei parenti, dei defunti che per la maggior parte danno la colpa agli scavi in corso per la metropolitana. Ma c'è qualcuno che mi spiega perché questo cimitero è nato prima del 1700, ha affrontato i terremoti, ha affrontato tante di quelle cose, non si è mosso mai niente, ma all'improvviso iniziano i lavori della metropolitana, comincia a crollare là, perché non sono crollati prima? Oggi il cimitero rimane chiuso per indagini, sospese di conseguenza le operazioni di polizia mortuaria, le salme, i resti mortali e le ceneri saranno gestite tramite la sala deposito che si trova nel cimitero nuovissimo.
È dovuta intervenire addirittura la polizia per riportare la calma in un liceo di Latina dove una studentessa si era rifiutata di consegnare il telefono all'ingresso in aula come stabilito da una circolare dell'istituto. Sentiamo Maurizio Dischino. Diffusione sui social di immagini di un docente ripreso in classe a sua insaputa. Casi di cyberbullismo nei confronti di studenti. Questo all'inizio dell'anno scolastico nel liceo scientifico Majorana di Latina, 1500 alunni. Poi venerdì il preside Domenico Aversano ha diffuso una circolare sull'uso consapevole del cellulare. Richiamando il regolamento scolastico e il patto di corresponsabilità educativa firmato dalle famiglie a inizio anno, ha ricordato che il cellulare deve essere spento in cartella durante le ore di lezione ed ha quindi disposto che al mattino andrà depositato in un'apposita scatola predisposta e potrà essere ripresa all'uscita o comunque con il permesso del docente se ad uso didattico. Testimoni hanno assicurato che ieri all'ingresso non c'è stata la sollevazione dei liceali nel dover lasciare il cellulare in un luogo visibile. Solo un'alunna ha chiesto garanzie. Se si dovesse perdere o rompere, si è rifiutata di lasciare il telefonino ed ha ricevuto annotazioni, non note disciplinari. A scuola sono arrivati i familiari, è salita l'attenzione per il dissenso ed è intervenuta la polizia per riportare la calma. L'alunna comunque era stata ricevuta dalla vicepreside. La porta è rimasta aperta, la ragazza era stata invitata a venire in vicepresidenza per darci delle spiegazioni sul suo comportamento e noi abbiamo comunque spiegato alla ragazza che i telefoni potevano essere visibili sulla scrivania o su un banco vicino alla scrivania o nella scatola dove avevano deciso di metterli, però comunque i telefoni erano visibili. Lei mi ha chiesto durante la ricreazione dove dovevano essere lasciati questi telefoni. Io ho detto che durante la ricreazione potevano prenderli e portarli all'aperto. Secondo lei il cellulare in classe? Assolutamente no, le regole vanno rispettate e quelle due ore i ragazzi devono stare all'attenzione degli insegnanti. È una grossa distrazione per i ragazzi al giorno d'oggi, quindi io lo sconsiglierei vivamente. Sono oltre 600 le persone uccise dalle inondazioni che in questi giorni stanno colpendo la Nigeria. Barbara Masulli. Pesantissimo il bilancio dell'alluvione che ha colpito la Nigeria e più passano i giorni più il numero delle vittime cresce. Tutto o quasi il paese è stato devastato dalle inondazioni. 33 dei suoi 36 stati hanno vissuto una delle catastrofi naturali peggiori degli ultimi 10 anni. I morti sono almeno 600, difficile fare il conto dei feriti, sicuramente sono più di 2.500. Per non parlare degli sfollati, 1.300.000 cittadini hanno perso tutto. 82.000 case sono andate distrutte, i campi profughi allestiti in queste ore hanno accolto oltre 100.000 persone, ma molte altre non sanno dove andare. 330.000 ettari di terreno completamente sommersi dall'acqua, acqua che ha cancellato anche strade e infrastrutture strategiche. E le autorità avvisano, altre alluvioni sono in arrivo. Eventi estremi come questo fanno paura un po' a tutta l'Africa occidentale. Precipitazioni superiori alla media stanno colpendo infatti diversi paesi, aggravando i livelli già preoccupanti di fame per milioni di persone. Dall'altra parte del continente, in Somalia, la popolazione invece sta lottando contro una siccità che non si vedeva da 40 anni e che rischia di uccidere tantissimi bambini. Le informazioni ricavate dalla Sindone di Torino e le nuove tecnologie hanno consentito una riproduzione iperrealistica dell'uomo della Sindone. Ce ne parla Pierluigi Vito. Non è mancata l'enfasi nella scoperta di The Mystery Man, opera in stile iperrealista che rappresenta l'uomo della Sindone, un lavoro che ha richiesto più di 15 anni e realizzato da artisti spagnoli per ricostruire, in base alle tracce rilevate sulla reliquia custodita a Torino, la fisicità di colui che venne sepolto avvolto dall'antico lenzuolo di lino. L'uomo dei dolori, icona del Sabato Santo, come ebbe a dire Benedetto XVI nel 2010, è certamente l'attrattiva principale della mostra inaugurata presso la Cattedrale di Salamanca, in Spagna, dove tradizionalmente ogni anno si rievoca in maniera monumentale la Passione di Cristo. Il vescovo della diocesi, Monsignor José Luis Retana, si è detto molto colpito dalla rappresentazione di un mistero che si è fatto carne per morire per noi e poi risuscitare. Allora credo, ha aggiunto, che la mostra possa aiutare la fede dei credenti e suscitare quella dei non credenti. Un'esposizione che gli organizzatori mirano a rendere itinerante, in particolare nel 2023 a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù e nel 2025 a Roma nell'ambito del Giubileo. Intanto sarà visitabile a Salamanca fino a dicembre.
Nel 2022 non arriveremo a 400.000 nuovi nati, previsione del presidente dell'Istat Blangiardo all'incontro a Roma dalla rete per la giornata della vita nascente. È un dato preoccupante il commento del presidente della CEI, Cardinal Zuppi. Sentiamo Leonardo Possati. L'inverno demografico da tempo rappresenta una delle criticità del nostro paese. Nel 2022, secondo l'Istat, non arriveremo a 400.000 nati, un dato preoccupante, ha sottolineato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ancora più inquietante è il futuro che ci attende. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, nel 2070 avremo 145.000 ultracentenari. Oggi sono 20.000, a fronte di sempre meno giovani in età lavorativa. Dal punto di vista sanitario ed economico, la situazione è insostenibile. Problema economico? C'è un problema economico, la precarietà, che è un sistema per cui non riesco, non posso, non avrei mai, diciamo, la sicurezza per fare delle scelte responsabili. Oltre al problema economico sono tante le motivazioni e le cause che hanno portato l'Italia in questa situazione, cause di natura antropologica, sociale, culturale. Di fronte a tutto questo arriva la richiesta presentata alle istituzioni da diverse associazioni pro-life, cattoliche e non, di istituire per il 25 marzo la giornata della vita nascente. Pensiamo che sia un segno culturale importante per dire che nel nostro paese dobbiamo assolutamente impegnarsi per rilanciare le nascite. Invertire il trend demografico deve essere la priorità. Ne va della vita, ha sottolineato il cardinale Zuppi nel suo intervento. Ne va del nostro futuro. In corrispondenza della giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale istituita dal Consiglio d'Europa il 18 novembre, il Consiglio permanente della CEI ha stabilito una giornata nazionale di preghiera e sensibilizzazione. È un'occasione da valorizzare nelle chiese locali, scrivono i vescovi italiani in una nota, perché sia coinvolta tutta la comunità. Alla Festa del Cinema di Roma, grande attesa per il nuovo film di Michele Placido, L'ombra di Caravaggio. Nel cast, Riccardo Scamarcio e Isabelle Huppert. Fabio Falzone. Che ti preme di tanti Cristi in croce? Che vorrei fissarlo lì qui. Il maestro amava dipingere il vero. Un progetto ambizioso inseguito da Michele Placido per oltre 4 anni e girato in piano Covid. Un film splendido e decadente come l'epoca che racconta. Nella Roma del 600 Caravaggio dipinge gli ultimi, i disperati, e li trasforma in Madonna e Santi. Ma io non vi sfido, non vi vedo! Un'opera la sua che entusiasma ma anche divide e lo condurrà ad essere quasi perseguitato da un'ombra interpretata appunto da Louis Garrel. Cosa volete? La rinuncia alla vostra arte. Parlo anche a nome del cinema italiano. Da anni non si vedeva una produzione così ambiziosa. Tanta fatica, tanti no all'inizio, tanti no, tanti no. Michele Placido, l'artista giusto, perché è un uomo comunque, Michele, che ti trasmette libertà, ha uno sguardo verso l'umanità commovente, ironico, sensuale. E deve essere davvero stata un'impresa entusiasmante trovarsi con Michele Placido sul set. E poi la maniera dont le film se e poi spiega Isabelle Huppert, c'è la bellezza di Roma, dei costumi, la folla. Il film vive tra l'intimo e l'epico. Bravo Michele Placido. E per oggi è tutto, vi lascio al meteo e poi al film Tucker, Un uomo e il suo sogno. Il TG tornerà domattina qualche minuto prima delle 8:30. Buon proseguimento di serata, arrivederci.